Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video su Fortnite. Oggi ragazzi è grande richiesta dopo tanto tempo, siamo qua, io e Sernando. Oggi vi andremo a far vedere il mio armadietto. Sernando farà da complice e da ricercatore delle rarità delle skin. Io vi ricordo prima di iniziare col video di lasciare subito un bel like, se ancora non siete iscritti iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Boh raga, che dire, partiamo subito. Ed eccoci qua nella sezione deltaplani. In questo video vi farò vedere deltaplani, piccone e skin. Inizialmente ve la farò vedere molto velocemente, quindi tutti quelli che ho, e successivamente farò vedere quelli che secondo me sono i più rari, o almeno quelli a cui tengo di più, quelli che hanno più valore, oppure quelli come li chiamate voi più OG di tutti. Iniziamo con quelli leggendari, che secondo me sono molto molto carini. L'unico problema, ragazzi, è che fanno veramente un casino di rumore. Anche questo semplice deltaplano fa tipo tantissimo rumore, infatti non li utilizzo mai. Passiamo a qui agli unici due che ho delle serie icone, quello lì di Neymar e quello lì di ragazzi di Travis Scott. Già qui, raga, uno spoilerino ve l'ho dato già, però io non dico niente. Successivamente abbiamo, oltre a quello lì di Ibat Aliante, che è del set Gotham City, abbiamo tutti quelli lì, ragazzi, del set della Marvel. Guardate quanti sono un bel po', e sì, fanno decisamente casino, ma va bene così. Dopodiché abbiamo tutti quelli lì del set dello Star Wars, e infine passiamo a quelli epici. Raga, io ve li faccio vedere molto velocemente, se trovate qualcuno che vi interessa scrivetelo nei commenti, che magari potrei usufruire questa opportunità per farvi qualche regalino. Questo deltaplano, ragazzi, è fantastico. Musichetta molto rilassante. Uno dei più fighi, secondo me, e i più tranquilli, ecco. Quanto è bello iniziare una bella partita in arena con questo deltaplano. Penso che non esista altro deltaplano più azzeccato di questo. Questi sono tutti i deltaplani verdi, raga, i più, diciamo, comuni, fra virgolette. Perché, raga, cavolo, la forma normale. Tra l'altro, questi qui sono di Salva il Mondo. Uguale a questo qua, entrambi di Salva il Mondo, anche qui un altro spoilino ve lo potrebbe dare per i più furbetti. E qui, ragazzi, abbiamo tutti i deltaplani delle vittorie reali. Tra cui, ragazzi, due molto molto fighi, tra quello lì della stagione 3, capitolo 1, e quello della stagione 4, capitolo 1. Infatti, ragazzi, vi porto a far vedere quelli che secondo me sono i più rari, o almeno i più fighi, quelli da avere per forza, i propri armadietti di Fortnite. Raga, questi qua. Travis Scott, tanta roba con questo grills tutto diamantoso. Braccio destro della season 3, del capitolo 1 della season 3, ovviamente questo era nel pass battaglia. Ci sta, molto molto bello, molto semplice e molto molto raro. Questo qui è motore oscuro, ragazzi, del Selvaggio West, era mi pare nelle sfide, quindi raga, questo qui non si può più avere. Ci sta, non l'ho utilizzato praticamente mai, fa un casino di rumore però. Non male. E questi due ragazzi uguali, molto molto fighi, anche e soprattutto rari per il semplice fatto che uno è della stagione 3 e l'altro della stagione 4, quindi not bad. Passiamo ora, ragazzi, ai picconi. Soggetti di regali, raga, mi avete regalato una quantità di picconi da quando ho aperto questo cacchio di canale, che veramente tutti i picconi che vedete, la maggior parte me li avete regalati voi. Quindi iniziamo con questo bellissimo piccone di, com'è che si chiamava? The Grifg. Insomma, come si pronuncia? I Degrefg. The Grefg, che mi avete regalato voi, come ovviamente quello di Ninja, questo qui di Loser Fruit, quello di Buga, tutti me li avete regalati. Tra l'altro quello di Buga pochi giorni fa. E boh, raga, io ve le faccio vedere come deltaplani. Mi raccomando, se trovate qualcuno figo, magari ditemi nei commenti se avete un piccone preferito, sia anche come un deltaplano e anche come le skin, ma lì ci arriviamo dopo. Oppure un piccone che veramente odiate per il semplice fatto che non vi ci trovate bene. O fa troppo casino. Insomma, ditemi un po' voi nei commenti qualche vostro item che vi può piacere su Fortnite. Ecco, uno della quale sono molto affezionato è questo qua, il pugno del re della tempesta, che ci sta veramente veramente tanto. L'ho usato poco dopo averlo shoppato, questo è uno dei pochi che ho shoppato io. L'ho usato poco, però secondo me, raga, ne vale tanto tanto la pena, perché ci sta, è veramente veramente figo. Questi sono tutti gli altri picconi che ho. Questo qui bellissimo, regalato da Sernando tra l'altro. Lel.
E poi ragazzi, siamo qui ai picconi non comuni, siamo già arrivati a questo punto e devo dire che i picconi non comuni sono secondo me quelli più, come posso dire, più utilizzati, perché sono quelli più semplici, più tranquilli. Cioè, guardate voi anche questo, Tryharder. tryharder, piccone fortuna, raga, ci sta. Anche questo piccone qui, gancio slice, si chiama. Niente ragazzi, piccone abbastanza semplice, ne ho veramente tanti. Ovviamente io vi scriverò qua sopra, laggiù, lassù in cima, la quantità di item che ho, per esempio quanti deltaplani ho, quanti picconi ho, quante skin ho. Quindi se volete sbirciare, questo qui è il video giusto, sicuramente. Passiamo ora ragazzi ai picconi che secondo me dovete avere o se non potete più averli, mannaggia a voi, mi spiace. Però secondo me questi sono più fighi di tutti, partendo con il piccone di Harley Quinn, con l'ascia di Leviatano, quella di Kratos che è fantastica, ascia di caramella, ovviamente i picconi del pass della Season 3 che sono fantastici, fenicottero rosa ovviamente regalato da voi. Questo piccone qua è devastante ragazzi, molto molto figo. Alcuni picconi tryharder come ascia borchiata, bacchetta stella, dente di sega che è un piccone del pass di Season 3. Raga, la falce, mica il sound bellissimo. Inoltre ragazzi, ci sono anche tutti i picconi di salva al mondo. Non so se voi li avete, ma sicuramente, visto che maggior parte di voi, o almeno una gran parte, mi segue perché faccio live di Ghiaccio Salva al Mondo, penso voi li avete pressoché tutti, o almeno quasi tutti, tranne questo. Questo si sblocca a Montespago, quindi raga, mi raccomando, tryhardate su Salva al Mondo per averlo, che è fighissimo. Ma sicuramente, e dico sicuramente, un piccone, anzi due picconi che non avrete, o almeno se è difficile voi abbiate, sono questi qua. Uno che si chiama Bagliore di Rosa e l'altro Picca Laser, ragazzi, due picconi che si regalavano, o almeno che hanno regalato insieme alle skin di Salva al Mondo, che vi andrò a vedere tra pochissimo. Ed eccoci qui, ragazzi, nella sezione che più aspettavate dall'inizio del video. Le mie skin. Beh, che dire. Non sono poche, molte regalate, molte shoppate, molte anche prese dai pass. Partendo con tutti i pack che ho praticamente preso tutti quelli da 5, ne ho tutti dal primo uscito. Alcuni di questi ne ho saltato solamente uno della crew di Fortnite. E di leggendari ne ho veramente tante, ne ho tante, tante epiche, tante rare, ma troppe direi di skin in generale. Come potete vedere ragazzi, ce ne sono alcune veramente rare, alcune che magari nemmeno voi avete, cioè o almeno non comprereste mai. Chi cazzo è che si va a comprare una skin brutta del genere? Non so veramente chi è che si ascioberebbe, beh ovviamente da De Domi, pare ovvio. Boh, un'altra skin Shogun enorme, raga, skin enorme. A me sono sempre piaciute le skin enormi per il semplice fatto che le fanno sempre o almeno quasi sempre pieni di dettagli. E beh, il bello di una skin è questo, alla fine vai a comprare una skin non per... O almeno a parere mio, vai, lì la vado a comprare non per magari avercela che è similissima a quell'altra, ma perché ovviamente ha qualcosa in più, qualcosa di diverso da altre skin che magari hai già. Skin singolarità con tutti i suoi stili, ragazzi, tutti completati, anche quelli della mega pizzetta. Tra l'altro, ragazzi, vi faccio vedere un paio di cose. Il nostro Omega completato al massimo, ugualmente anche il nostro amico Carburo che non trovo, eccolo qua, completato full. E raga, ahimè, anche alla deriva ha completato full, raga. Beh, tryhardavo a quei tempi, tryhardavo nemmeno poco. Passiamo alle skin sotto quelle leggendarie, quindi tutte le skin icone, ne ho, penso tutte, ne ho, forse me ne manca una, ma non ricordo quale. Ragazzi, Travis Scott, raga, ve l'avevo detto da Deltaplani che c'era un piccolo spoiler, infatti ecco qua, sia Travis Scott che il nostro amico Astrojack, entrambi preso il pack, ovviamente. Tutte le skin della DC e anche della Marvel, eccole qua ragazzi, con Kratos pure qui della leggenda dei videogiochi. Tante di quelle della Marvel, la maggior parte del pass battaglia, ma alcune shoppate, come questa qui che mi avete regalato, che è Cable, Cable, non so mai come cavolo si chiama questa skin. Molto figa, grossa, gigantesca, però mi piace, ci sta, non male, non male. Queste sono altre skin, con quelle lì epiche, ragazzi, ce ne sono diverse, abbastanza rare come questa, Agente Elite. La uso sempre, è la mia skin preferita per l'appunto, raga. Cioè, quanto bella, quanto fucking bella questa skin.
Poi ce ne sono altre, molte dei pass, alcune shoppate come questa del pack, molte regalate come questa regalata, questa regalata, questa regalata, questa regalata. Beh, raga, ve le faccio vedere, guardatele voi, nel senso non sto a dirvi tutti i nomi perché sennò durerebbe 20 minuti questo video. Quindi stiamo un po' così. E boh, guardate pure. Fino a quando non arriviamo a quelle rare, ragazzi. Rarità rara. Beh, sono tante, sì. Non come quelle epiche, però sono tante anche queste qui rare. Sono veramente, veramente fighe. Skin strana, ragazzi, da un torsolone. Non so quanti di voi la hanno. Io l'ho presa tramite quel torneo. Ci sta. Non è male. Non l'ho mai utilizzata, però tanto per averla, ragazzi, si fa. Insomma, per averla nell'inventario. Questa skin qua, Miascolo. Regalata, tra l'altro. Da Sir Nandux. Molto figo col suo balletto super super fresh. Altre skin, ragazzi, regalate. Questa qui regalata a mio fratello, questa qui regalata dalla mia ragazza. Dov'è questa qui? E il pesce secco di Sir Nandux. Modestamente. Starter con lo stile selezionabile, bellissimo. Hanno fatto un sacco bene a metterlo. È veramente veramente figa con lo stile selezionabile. Infatti è salvo ed esco, ve la metto subito minimamente. La paperella. Ok, normale. E con la paperella, ragazzi, apriamo le skin non comuni, che sono queste qua, praticamente tutte molto molto simili, tipo questa, Fionda e Fulmine, ragazzi, sono veramente uguali, cambia veramente poco. Oppure, per esempio, la skin Commando insieme alla skin Milite d'Assalto, cambia veramente poco, però sono sempre skin che tutti apprezzano per il semplice fatto che sono delle skin tryhard, ed è vero. Riconitore della giungla e anche Ramirez Vintage, ci sta, entrambi. Adesso passiamo alle skin che a parer mio sono le più rare. E regà, c'è una sorpresa per voi che vi farò vedere solo a chi arriva fino a fine video. Eccole qua, ragazzi, le skin più rare secondo me, ovviamente. Tutte le skin maxate, tutte le skin più vecchie che ho. Il nostro mietitore, bellissima. Skin livello 100 della Season 3. Travis Scott, tutte le skin del pass di Season 3, la nostra Harley Quinn, molto figa, 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 Agente Ribelle, tra l'altro, raga, il primo pack da 5 euro che uscì, eccolo qui, Agente Ribelle della Season 3, la Milite Ghoul, che purtroppo, ragazzi, non ho lo stile rosa, peccato, se no avrei anche altre skin che, mamma mia, quanto valgono quelle altre della Season 2. E boh, ragazzi, la sorpresa che vi do a far vedere è la skin più rara che ho. Che sì, ragazzi, voi pensate, porca troia, ragazzi, c'ha l'agente Elite, Travis Scott rarissimo, il mietitore. No, ragazzi, la skin più rara del gioco, la skin shoppabile più rara del gioco, ce l'ho io. La skin shoppabile, attenzione, quindi non del pass battaglia. È questa qua, ragazzi, Ashivat, o Ashivat, non so come si pronuncia, ragazzi. Vi farò subito vedere il perché. Ed eccoci qua, ragazzi, il motivo per la quale vi ho detto che quella lì è la skin più rara, ovviamente shoppabile nel negozio oggetti di Fortnite del gioco. Per il semplice fatto che la Renegade Rider si shoppava ovviamente nello shop, però si sbloccava dal pass battaglia. Così come il Cavaliere Nero, che è del pass battaglia, e così come l'Assault Trooper, che sono andato adesso a verificare. Infatti, guardate un po', c'era il lucchetto perché dovevi, raga, dovevate. Ho sbagliato, scusate. Dovevate, regà, arrivare ad un certo livello del pass battaglia per l'appunto per sbloccarla nello shop, vedete? Quindi, ragazzi, avrete visto la quantità, il numero di skin che ho, il numero di picconi che ho, il numero di deltaplani che ho. Vi metto anche da quanti giorni non esce questa skin, ve la metto esattamente là accanto. Adesso tocca a voi, ragazzi, provate a indovinare il valore di questo account. Qua sotto nei commenti provate a tirare una somma, un prezzo, un qualsiasi cosa voi vogliate, basta che scrivete secondo voi il valore che ha questo account. Mi raccomando, vi leggo tutti i commenti e metterò il cuoricino a, secondo me, quello lì che si avvicina di più alla somma o almeno al prezzo reale. Detto questo, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo noi in un prossimo video. Un'iscrizione al canale se siete nuovi. Vi ricordo di attivare la campanella, di passare al canale di Sir Nanduz e di andare a vedere le sue YouTube poop su di me. Mi raccomando, fatelo. E nulla, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, nel prossimo live. Da Dendome è tutto. Bella, raga. Ciao.
Ciao!